se non sappiamo nemmeno bene perché ci siamo sposati. Non facciamo che domandarci perché dalla mattina alla sera. Tu, io non mi domando niente. Tu hai sempre la testa confusa, io no. Pietro, ho invitato mia madre a pranzo per domani. Giuliana, ma tua madre non aveva detto che non avrebbe mai messo piede in questa casa? Adesso però devo andare a questo funerale che mia madre non sapeva. Che allegria andare a un funerale con tua madre. Io soffro di cuore, le scale mi fanno male. Mi sono dovuta fermare 3 volte per riprendere fiato. Com'è che hai preso una casa senza ascensore? Perché di mia madre devi sempre parlare con questo tono scottente? Dicevo solo che allegria andare a un funerale in compagnia di quell'allegrona di tua madre. Vuoi lasciare in pace mia madre? Per piacere. Io però non mi sento travolto, dice Pietro. Giuliana, tu non ti senti travolto, Pietro, no. Giuliana, eppure io ti ho travolto, Pietro. Mia madre non ti piacerà, tu non piacerai a lei e niente le piacerà di questa casa. Giuliana, perché? Pietro, perché così? Niente di niente. Giuliana, ma se tua madre non mi piacerà, io non piacerò a lei e niente le piacerà di questa casa. Perché l'hai fatta venire qui, Pietro? Perché è mia madre. E ora mio figlio ha fatto un matrimonio che io disamerò. Io non ho niente contro di lei, signorina, sia Giuliana. Ma non credo che lei sia adatta per mio figlio, né che mio figlio sia adatto a lei. Tutto quel tempo cercavo di immaginare che era così. Adesso mi hai sposata e mi tieni come sono. Anche se sono tutta diversa da quello che credevi, mi devi tenere lo stesso tutta la vita. Allora io gli ho detto sposa.